Un evento in collaborazione con Axim Project Management. Una sinfonia perfetta per progettare, costruire, vendere. Quando arte e natura si fondono, succede qui a Bordighera, all'interno dei giardini Brin. Io sono accanto ad Angela Rossi, la guida appunto del giardino dedicato ad Irene Brin, una scrittrice, un'artista tutto tondo. Lei l'ha studiata per tanto, la conosce bene, quindi perché questo giardino? Questo giardino è stato voluto da Irene Brin, alias Maria Vittoria Rossi, perché questo è il suo vero nome. Fu Longanesi a darle questo pseudonimo e ne ebbe tantissimi, fu conosciuta anche come Contessa Clara. La casa è la casa di famiglia. Il padre Vincenzo Rossi, il generale, aveva fatto la sua sede, diciamo così, estiva di questa casa. Poi negli anni 60 Irene, quando venne con il marito Gaspero Del Corso, che era proprietario con lei di una famosissima galleria d'arte, l'Obelisco di Roma, cominciò a far conoscere artisti italiani in America e artisti americani in Italia. Quando vennero decisero di rivisitare questo giardino e hanno incominciato a mettere delle opere di artisti che loro avevano in galleria, come ad esempio questo Balla. Altre opere invece sono state messe appunto dal nipote Vincent Torre, che ha deciso di rivitalizzare il giardino dopo che purtroppo alcune delle vecchie sono state portate via. L'opera maggiore fatta in loco, il lavoro è durato circa 2 anni, dalla paesaggista Maria Dompé, la quale è nota perché ha fatto circa 98 installazioni in tutto il mondo. Lei ha smembrato senza togliere neanche un muro a secco e ha creato un'opera a cui ha dato il titolo Pascolo dell'animo, il contemplare la natura. Andando a vedere ulteriormente il giardino, che comunque è già di per sé molto bello, abbiamo degli ulivi secolari, potete notare quell'ulivo che ha costretto a dover modificare addirittura la ringhiera per dare vita e spazio, anche perché l'intento di Vincent Torre, il nipote di Irene, è quello di mantenere soprattutto il giardino vivo, con la natura il più possibile intatta, e di offrirlo anche alla visibilità dei cittadini di Sasso e di Bordighera. Lei diceva: io non sono né Irene, non sono Brine, io sono un'invenzione. Chiedo a Vincent Rossi, Vincent Torre, proprio di raccontarmi qualche dettaglio, qualche aneddoto riferito proprio a sua zia. Irene Brin non scrisse mai romanzi grandi, pesanti, così, insomma, di 500 pagine, 600 pagine, ma già 50 anni fa il suo stile era molto moderno, attuale, snello, e quasi mi viene da dire che lei era una blogger. Abbiamo fondato un'associazione, si chiama Associazione Irene Brin, che ha come la missione di promuovere la maggiore conoscenza dell'opera letteraria di Irene Brin. I 3 cipressi sulla destra sono stati piantati da mio nonno all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, questo equivale a dire 70 anni fa, ed erano uno dedicato a sua moglie e gli altri 2 alle sue figlie, una Irene e l'altra Franca, mia madre. C'è davvero tutto, c'è il mare, c'è il sole, c'è il clima mite, ci sono piante. Io sono all'interno di un meraviglioso giardino, il giardino esotico Pallanca.
Sono assieme al proprietario Giacomo Pallanca, che conosciamo come sindaco, abbiamo già avuto il piacere di chiacchierare appunto di tutte le particolarità di Bordighera. Per oggi, insomma, parleremo invece di piante, nello specifico di piante grasse. Non sono tutte uguali? Assolutamente no. Le varietà sono moltissime e si caratterizzano anche per le loro aree geografiche. Noi abbiamo, la maggior parte arrivano dalla Bassa California, New Mexico, abbiamo poi dopo una serie di piante che invece arrivano dal Sud America e poi abbiamo quelle tipiche invece del nostro bacino del Mediterraneo, che sono i fichi d'India, le aloe, che sono quelle che si ritrovano sia sulle nostre coste, sulle coste siciliane, ma anche su quelle del Nord Africa. Il giardino è aperto dal 1989, ma in realtà si è incominciato a costruirlo con le piante nel 1948. È cominciato mio nonno, è continuato mio padre e adesso siamo io e mio fratello Giobatta che abbiamo l'onere di dover mantenere quello che ci è stato lasciato, anzi di farlo crescere. Le piante grasse vanno bagnate. Io la mia la bagnavo una volta al mese perché così mi avevano detto, invece non è così. D'estate loro buttano fuori tutti quelli che sono i loro germogli, le loro punte, le loro spine e quindi hanno bisogno di più acqua. Parliamo di queste, tu già mi hai raccontato qualcosa. Questa pianta ad esempio cresce sopra i 2000 metri. Questa lanugine serve, che cosa? Serve per proteggere la pianta dalle escursioni termiche affinché la rugiada, comunque sia, andando a temperature molto fredde, non attacchi direttamente la pianta e che quindi venga trattenuta da questa lanugine e che gli permetta di passare la notte e quindi di continuare a crescere. Questa pianta, sindaco, mi colpisce molto, è particolare, è un cactus però ha dei germogli diversi. La particolarità è che questa pianta qua ha la sua struttura naturale, è un mirtillo cactus geometrisan, così cresce. In realtà può avere un'anomalia e cresce in maniera cristata, è una deformazione della pianta che per quanto riguarda le piante grasse è una rarità ed essendo una rarità è anche una pregiatezza della stessa. Un'altra pianta che mi incuriosisce molto è questa, bella, sembra un seggiolino. Beh, sembra un seggiolino, difatti volgarmente conosciuta come sedile della suocera, ecco. Si chiama Echinocactus grusoni, arriva dal Messico, okay. Ed è conosciuta ai più proprio per questo suo, diciamo, secondo nome. A che diametro può arrivare? Beh, noi abbiamo su una pianta che ha raggiunto 1,50 m di diametro. Tantissimo, quindi in appartamento no, però comunque un pochino più piccole possiamo tenerle in appartamento? Si possono tenere in appartamento, l'importante è che uno si deve ricordare che sono piante. Cosa vuol dire? Che hanno bisogno di luce. Una pianta con la pelle da iguana. Sì, questa pianta qua è un Astrophytum. Viene anche chiamata il cappello del prete, come sua particolarità è una pianta grassa che però non ha spine e quindi può essere toccata tranquillamente senza nessun problema ed è per le sue forme, per i suoi colori, possiamo definirlo anche un elemento d'arredo per la casa. No, ma lei sicuramente, io l'ho accarezzata e davvero ricorda la pelle dell'iguana, di un rettile. E quanto crescono? Quando tu vedi una pianta di queste dimensioni qua, incomincia ad essere già una pianta che ha sui 20 anni. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Tieni in mano quello che potrebbe essere l'imbottitura di un cuscino? Esattamente. Questo qua è quello che si trova all'interno del baccello della pianta della Corisia, che poi vedrete in dettaglio. Cosa accade? Questa lanugine ha al suo interno i semi. Quando il baccello va a maturazione si apre e col vento viene trasportato il seme grazie a questa lanugine. Nel paese d'origine questa lanugine viene anche utilizzata per fare delle imbottiture. È chiamato il falso capoc, poiché il capoc invece è quella, diciamo, la pianta che dà un prodotto più nobile, questo è meno nobile, quindi viene utilizzato per delle imbottiture, diciamo, più, chiamiamole, industriali. Sarà industriale, ma è talmente morbida, ricorda un po' il pelo di un gatto, di un micetto ancora piccolo. Sì, e scalda anche come un miceto, perché io che ce l'ho in mano, ora è molto molto caldo. È molto caldo. E intanto io un semino l'ho preso, arrivo a casa, lo pianto, lo metto in un vaso. Quanto tempo occorrerà per avere una pianta bella come la tua? Devi avere molta pazienza, almeno questa qua è una pianta che ha 10 anni. Ok, io fra 10 anni vi aggiorno, continuiamo il nostro giro.
but the rules do not know me guarantee. E dopo tre piani di piante grasse, una più bella dell'altra, siamo arrivati a quella che è diventato il divano della suocera di cui parlavi prima. Prima era la poltroncina. Sì, prima era il sedile, ora per la sua dimensione è diventato un divano. Quella di cui parlavamo prima, come hai detto tu, è una pianta che ha più di 100 anni. Il fatto che tu vedi presenti tutti questi figli è per il discorso che quando si aprono i semi, in alcuni casi ricadono sulla pianta stessa e quindi crescono sulla pianta madre, ed è una pianta che per suo vantaggio è quello che una volta che comincia a crescere a livello di manutenzione ne richiede veramente molto molto poca. Ne vediamo un'altra, molto bella, molto particolare, con dei fiori splendidi, bianchi. Questa pianta come si chiama? Questo è un Pachypodium, la pianta è una pianta originaria del Madagascar, che Madagascar per la sua natura geografica è il paradiso dei botanici. Uh-huh. E come particolarità appunto questo tronco spinoso, e nel periodo invernale perde completamente le foglie. Perde le foglie, come ricomincia la bella stagione, invece ributta le foglie e in questo periodo fa questo splendido fiore bianco, molto intenso anche come profumo. Per quanto concerne l'esposizione all'esterno, hanno bisogno di un clima che quello noi abbiamo, mite. Guarda, vale a dire, non grandi escursioni termiche durante il periodo notturno e anche quello invernale, perché d'inverno qui il clima è molto buono e questo permette alla pianta di avere un ciclo di, chiamiamolo produzione, quasi continuo. Anziché andare in letargo si addormenta leggermente. In pochi minuti non abbiamo potuto farvi vedere tutte le 3.000 specie di piante che il giardino Pallanca offre a tutti i visitatori. Avete visto però lo spettacolo della vetta quando siamo arrivati in alto, uno spettacolo, Sindaco, che tu vedi tutti i giorni. Per mia fortuna sì, e spero che anche altri possano vederlo. Quindi vi invitiamo a venire a Bordighera e quando siete a Bordighera venite a visitare il giardino esotico. Un evento in collaborazione con Axim Project Management. Una sinfonia perfetta per progettare, costruire, vendere.